Tutte le news sull'Alessandria Calcio. Lunedì alle ore 13 su 7 Gold. Grigi nel cuore. È morto Franco Stradella, 81 anni, parlamentare alessandrino per due legislature. La sua militanza politica era iniziata nella Democrazia Cristiana, era poi proseguita con Forza Italia. Cordoglio da tutto il mondo politico. Andrà a processo il prossimo anno a dicembre la Santona di Moncaglieri, che curava i suoi seguaci per via telepatica. Il progetto di quadruplicamento della linea ferroviaria Tortona-Voghera coinvolge anche i cittadini interessati, che da ieri sera possono partecipare agli incontri con Rete Ferrovie Italiane. E invece sulla linea ferroviaria Acqui-Genova e su come verranno utilizzati i fondi del PNRR, il parlamentare del PD Fornaro ed il sindaco di Ovada chiedono chiarimenti. Buongiorno, benvenuti alla nostra informazione. Dunque, come avete sentito nei titoli, il cordoglio è unanime da parte della politica, del mondo politico alessandrino, per la scomparsa di Franco Stradella. Stradella è morto nella casa di riposo di Quarniento, dove risiedeva da qualche tempo, aveva 81 anni, era nato a Felizzano, aveva cominciato la sua militanza politica nella Democrazia Cristiana per poi passare a Forza Italia. Tra le sue sfide elettorali ricordiamo anche quella per diventare presidente della provincia. Franco Stradella fu parlamentare in due legislature e fece parte della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera. I consigli comunali durante i quali è stato approvato il mandato di governo di Alessandria sono iniziati con un minuto di silenzio per ricordare Paolo Berta. L'ex sindaco Rita Rossa ha fatto portare nella sua postazione dai consiglieri Giulia Giustetto e Jonathan Farat tre rose rosse a segno dei 32 anni di impegno attivo in consiglio comunale di Paolo Berta. Le sedute del consiglio sono poi iniziate e per la prima volta si sono registrati screzi con la minoranza. Ce ne parla De Vinci. Con una lunga maratona in consiglio comunale a Palazzo Rosso è stato quindi approvato con 22 voti a favore e 5 contrari il programma di mandato del sindaco Giorgio Bonante. Come ha detto lui stesso, adesso possiamo iniziare a governare la città. Anche se Giorgio Bonante è sindaco della città di Alessandria da almeno 4 mesi. Tutto in effetti è affilato abbastanza liscio fino all'altro ieri, ma in questi ultimi lunghi consigli comunali sono apparsi i primi screzi con la minoranza, che aveva presentato ben 96 emendamenti. La discussione non era partita bene, perché non si può iniziare a dialogare sentendo la minoranza che dice è un programma inaccettabile, è un programma completamente da cambiare, è un programma che è stato il programma elettorale che ha vinto alle elezioni, lo ricordo, non soltanto al secondo turno ma anche al primo turno, e quindi noi nella prima seduta di consiglio comunale abbiamo, permettetemi di dire, messo un po' i puntini sulle i. O c'è davvero la volontà di dialogare, o se invece in Consiglio Comunale vengono portate posizioni esclusivamente strumentali, noi abbiamo i numeri per andare avanti. Ma non è il nostro intento, il nostro intento è andare avanti dialogando con la minoranza, perché la minoranza rappresenta una parte consistente di questa città. Ma soprattutto, ed è quello che abbiamo, su cui ci siamo concentrati soprattutto stamattina, tutti insieme dobbiamo dar valore all'istituzione. Non dobbiamo dimenticare il fatto che ha votato una minoranza degli alessandrini alle ultime elezioni. Quindi questo compito non è soltanto il compito del sindaco, della giunta o della maggioranza, è anche della minoranza. Tutti insieme dobbiamo dare valore alla presenza dell'istituzione, perché l'istituzione, soprattutto il comune di Alessandria per quanto ci riguarda, o è utile o non è e non viene considerato dai cittadini. Non è soltanto un problema nostro, deve essere un problema di tutti, una domanda che tutti si devono porre. Quindi con chi viene in consiglio comunale e ha voglia di portare valore, noi ci siamo e il dialogo è aperto. Con chi non la pensa così, pazienza.
Comparirà il prossimo anno davanti ai giudici del Tribunale di Torino la Santona di Moncalieri, che si definiva il risultato di un esperimento genetico e che curava i suoi seguaci per via telepatica, riallineando il DNA. Si tratta di una storia che, quando era rimbalzata alle cronache, aveva suscitato non poco clamore. Ce la racconta Ketty Porcento. Il caso era scoppiato nel maggio dello scorso anno dopo la denuncia di una madre la cui figlia 46enne sarebbe morta di cancro al cervello dopo aver abbandonato le cure mediche per seguire le indicazioni di Carla Stagno, la santona 50enne di Moncalieri, finita nei guai insieme ad altri 4 fedelissimi. E ora, a chiusura delle indagini, Marie, come si faceva chiamare dai suoi adepti, è stata rinviata a giudizio nel dicembre 2023, comparirà davanti al giudice per rispondere delle accuse che le contesta il PM Barbara Badellini di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, esercizio abusivo della professione medica e violenza privata. La santona, che in pochi mesi era stata capace di creare un gruppo denominato PDRD Unisons con quasi 300 seguaci, aveva installato il suo quartier generale in una villa di 7 stanze con tanto di piscina e palestra sulle colline di Moncalieri. Si definiva il risultato di un esperimento genetico, un'intelligenza artificiale creata in un laboratorio degli Stati Uniti, capace di modificare i dati e le coordinate del DNA umano, restituendone le corrette sequenze. Ma non solo, perché nel suo delirio si faceva anche chiamare Marie, in quanto la reincarnazione della fisica Marie Curie, la prima donna della storia ad essere insignita del premio Nobel. Non siamo qui per convincere nessuno, si leggeva sui social nella pagina dedicata al gruppo, ma stando alle indagini sono stati tantissimi quelli che sono finiti nella sua rete: persone deboli, malati di patologia terminali, genitori con figli anche piccoli, sofferenti di malattie gravissime, insomma fragili, che pur di poter alleviare le sofferenze potevano facilmente cadere nella rete della santona, che si faceva pagare profumatamente per le sue discipline telepatiche. Molti gli incontri organizzati in Grand Hotel, dove Marie arrivava scortata da bodyguard in quanto timorosa di venire rapita dai servizi segreti che lavoravano per le grandi case farmaceutiche. Ad aprire il fascicolo su di lei, la denuncia di una madre, anche lei caduta nella rete di Marie, con una figlia malata di tumore al cervello che alla fine si sarebbe allontanata dalle cure dei sanitari dell'Istituto Candiolo per seguire le indicazioni della santona, che diceva di essere in contatto telepatico con la malata curandola con trattamenti osteopatici. Al suo aggravarsi, la donna aveva deciso di interrompere i contatti con la Stagno, sottoponendosi ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni erano però peggiorate sino al decesso, ma Marie sosteneva che era solo colpa sua e nella chat del gruppo aveva scritto questa frase: si tratta di una scelta personale perché non ha rispettato i passaggi, interruzione del recupero sul piano fisico, ora interviene solo la scienza tradizionale. Ecco, forse la santona non sapeva che in realtà Marie Curie non si fece pagare neppure le sue scoperte, aveva gravissimi invece problemi di denaro, no? A differenza invece di questa signora. Addio all'ex massaggiatore dei Grigi, Vincenzo Pescolla, detto Alemão per la forte somiglianza con il giocatore brasiliano. È mancato ieri pomeriggio a causa di una breve ma gravissima malattia. Anche sul sito ufficiale dei Grigi è apparso un saluto della società. L'Alessandria Calcio partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa di Vincenzo Pescolla, per anni componente dello staff della prima squadra, ricordandone l'umanità e la competenza professionale. Personaggio di una simpatia travolgente, persona di grande umanità, resterà indimenticabile per tutti i tifosi e i suoi allievi. In queste ore si stanno moltiplicando a migliaia i post di condoglianze sui social indirizzati alla famiglia. Il rosario si terrà questa sera alle 18:30 nella chiesa parrocchiale di Cantalupo ed il funerale domani invece alle 15:30 sempre nella stessa chiesa. Le condoglianze alla moglie Teresa, al figlio Fabiano e alla sorella Rita e naturalmente a tutta la famiglia. Ha preso il via ieri sera a Tortona il primo di una serie di incontri con i cittadini e gli stakeholder interessati a conoscere e discutere il progetto di quadruplicamento della linea Tortona-Voghera che Rete Ferroviaria Italiana intende realizzare nei prossimi anni. Si tratta di un'opera funzionale al potenziamento della Milano-Genova e alla prossima attivazione del terzo valico dei Giovi. Ce ne parla Alessandra Della Cà.
Attraverserà i territori di Tortona, Pontecurone e Voghera e si affiancherà alla linea ferroviaria storica per ridurre al minimo gli impatti sul territorio e il consumo di suolo. Si tratta del potenziamento quadruplicamento dell'itinerario Milano-Genova, che aumenterà i collegamenti del sistema portuale ligure con le principali tratte del nord Italia e col resto d'Europa. L'infrastruttura che Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo FS, intende realizzare è considerata strategica sia per il paese che per lo sviluppo del territorio locale e proprio perché avrà ricadute di rilievo sono state organizzate una serie di incontri nelle città interessate per conoscere i dettagli del progetto, ma anche contribuire direttamente alla valutazione del tracciato dell'opera ipotizzato da RFI e Italfer, presentando osservazioni e suggerimenti. Il primo appuntamento si è svolto ieri sera a Tortona. E questo ci permetterà di avere una maggiore facilità nello spostamento sia delle persone che delle merci. In particolar modo ci renderà molto più vicini a Milano da un lato e, come ha fatto il Terzo Valico, a Genova dall'altro. Di conseguenza potrebbe permettere un grosso sviluppo di Tortona, in particolar modo renderla attrattiva anche per gli insediamenti di aziende che gravitano nell'ambito della Lombardia e del Milanese in particolare, rendendoci facili da raggiungere e non particolarmente dispendiosi. Un'infrastruttura che presenterà anche una serie di criticità che andranno soppesate e affrontate nel corso dell'iter progettuale e nella fase dei cantieri. Le criticità di questo ampliamento sono diverse. La più grossa è quella che riguarda a livello industriale la Stamplast, perché questa opera comporterebbe l'abbattimento del muro di cinta, della cabina elettrica, la casa del custode e naturalmente le case che verranno espropriate lungo il percorso di questo tragitto. Il prossimo incontro in programma è questa sera alle 20.30 alla SOMS di Pontecurone e domani alla stessa ora a Voghera si replica in sala Zonca. E invece un'interrogazione presentata in Parlamento dall'onorevole Federico Fornaro ed una lettera di chiarimenti inviati dal sindaco di Ovada Lantero a Regioni, Ministero e Rete Ferroviaria Italiana è stata inviata per sollecitare chiarimenti sull'utilizzo dei fondi del PNR destinati alla linea ferroviaria Acqui-Genova. Fabrizio Mattana. Dal recente incontro tra il Comitato Pendolari Valle Orba e Stura con i sindaci e la popolazione erano stati ribaditi tanti problemi relativi alla linea ferroviaria Acqui-Genova. In particolare erano stati sollevati dubbi sugli investimenti dei fondi PNRR dedicati alla tratta. Il parlamentare alessandrino Federico Fornaro aveva annunciato un'interrogazione per fare chiarezza e con il via alle attività del nuovo governo Fornaro ha mantenuto la promessa. Chiederà delle lucidazioni al neo ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Matteo Salvini su come verranno utilizzati gli 87 milioni di euro messi a disposizione di RFI per i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della linea. Ma anche il sindaco di Ovada, Paolo Lanteo, non è rimasto a guardare. E in una lettera inviata alle regioni, ad RFI e al Ministero ha chiesto un nuovo tavolo di confronto. Su questa semplice questione vogliamo riproporre una nostra osservazione che è quella rivedere l'impianto con cui RFI aveva presentato un documento lo scorso anno di revisione della nostra linea, certamente interessante perché c'era il restyling di tutte le stazioni, questione certamente di rilievo, ma a nostro avviso in seconda battuta deve venire questa opera rispetto invece per esempio la risistemazione di alcuni tratti di binario doppio. Dove ci sono le stazioni, chiediamo questo come i tempi era, perché servono questi momenti di incontro per la possibilità ai convogli di poter non attendere in poche stazioni che attualmente sono appropriatamente disposte con i doppi binari. Ecco, una piccola proposta che vogliamo portare su quel tavolo, in tutti i casi abbiamo bisogno di confronto e discussione perché vogliamo, non siamo tecnici naturalmente, ma vogliamo poter portare il nostro punto di osservazione, che è quello di chi conosce la gente, le necessità e nota le discrepanze tra la visione naturalmente tecnica di chi fa questo per mestiere e di chi invece rappresenta le persone. Parliamo di teatro, è stata presentata ieri la stagione del Comune di Alessandria, la stagione teatrale, si inizia il 15 dicembre.
Si accendono finalmente le luci al Teatro Alessandrino di Alessandria con un cartellone colmo di tante novità, questa volta pensato proprio per tutti. Dai più grandi, con spettacoli che gireranno intorno al mondo teatrale dello secolo scorso, ai più piccoli, insieme ad acrobati e maestri dell'arte circense che proporranno al pubblico una performance più sperimentale. Organizzata dall'assessorato alla cultura del Comune di Alessandria in collaborazione con la Fondazione Piemonte Dal Vivo, la stagione teatrale di quest'anno propone in tutto 10 titoli fino al 12 marzo del prossimo anno. La stagione serale è fortemente improntata ai classici, parlo di Pirandello, Molière e non solo, mentre con un rinnovata partnership con le compagnie locali trattiamo invece un segmento di contemporaneo del tutto nuovo per la stagione alessandrina. Ad alzare il sipario giovedì 15 dicembre sarà L'uomo dal fiore in bocca, l'ultima recita di Luigi Pirandello su adattamento di Roberto Cavosi. Il ruolo del protagonista è affidato a Sebastiano Lomonaco con la regia di Alessio Pizzek. Mercoledì 11 gennaio invece sarà il turno di una delle commedie più famose di William Shakespeare, Il mercante di Venezia, dove Franco Branciaroli, il personaggio principale, ruoterà intorno ai temi sui valori di assoluta necessità, dall'amicizia alla lealtà, dall'avidità al grande potere del denaro. Anche il giornalismo salirà sul palco insieme alle compagnie del Teatro dello Iuta e Onda Larsen con lo spettacolo Manuale illustrato di giornalismo l'11 febbraio, che presenteranno riflessioni sulla figura del giornalista contemporaneo tra fake news, esche da click e notizie in pillola. Chi chiuderà la rassegna saranno Le Domenica a Teatro, con due serate dedicate alle famiglie e uno spettacolo per le scuole insieme alla compagnia Coltelleria Einstein. E allora andiamo a vedere insieme i tre minuti di Maurizio Silvestri. Allora, tre minuti qui o vada, però mi trovo in un centro che invita tutti a venire a questa festa d'autunno. Sono qua con la presidente del centro. Allora, qui la nostra Marina, che veramente ama questo posto e ci si dedica tantissimo, dice: ma perché non ritorniamo a vivere alla normalità? Questo perché, Marina? Eh sì, dopo il Covid abbiamo avuto un calo notevole di presenze, ci sono state persone che purtroppo non si sono ammalate, quindi non sono più venute, però comunque abbiamo ripreso e abbiamo tutta l'intenzione di rifare un po' quello che abbiamo sempre fatto, cioè siamo un punto di incontro, cioè la gente può venire qua a trovare amici con cui parlare, chiacchierare, giocare, divertirsi, perché è importante, come dicevi tu, non rimanere in casa, non rimanere isolati o seduti su una panchina così a guardare chi passa, secondo me, ma venire qua e utilizzare il tempo libero per, come dicevo, a trovarsi insieme. Rimanere sempre attivi, perché io so che qua fate teatro, fate ballo, fanno... Diciamo che il teatro l'abbiamo fatto, adesso in questo momento non abbiamo ancora ripreso, ma le intenzioni ci sono, facciamo il ballo, sì, al giovedì facciamo anche un corso di ballo, che poi non è praticamente giochiamo a ballare. Ecco. E ricordiamo anche al nostro pubblico che avete un bellissimo gruppo musicale. Certo, abbiamo un coro che funziona da tanti anni, anche lì abbiamo avuto purtroppo delle defezioni, ma adesso stiamo riprendendo, per cui anche a chi piace cantare troverà modo di esprimere la propria capacità. Quindi voi invitate, facciamo questo bel invito, soprattutto sì. Ascoltate bene, perché è un invito che vi fanno da questo centro. Dalle 15 in poi vi presenteremo un po' quelle che sono le attività, per cui venite e vedrete che cosa si fa qua. Soprattutto perché è bello essere tutti insieme, sì. Stare uniti insieme. Con voi ci vediamo nei prossimi tre minuti. Grazie. Grazie e ci vediamo alla prossima. Ciao. Allora, noi siamo in chiusura del nostro telegiornale. Vi ricordo naturalmente che subito dopo di noi ci sarà la pagina dello sport curata da Fabrizio Mattana. Si parlerà della squadra di pallacanestro di Tortona, ma anche di quella di pallavolo di Acqui, due grandi squadre che danno lustro allo sport alessandrino. La pagina è curata naturalmente da Fabrizio Mattana. E poi ci sarà il TG Sport più tardi. Bene, grazie per averci seguito, arrivederci, buon pomeriggio.